Ragazzi, bentornati in questo nuovo video e questo sarà l'ultimo video dedicato ai prodotti top comunque del 2016. Ho deciso di fare questo ultimo terzo video perché ne ho visto uno da Giulia Cova, che io ovviamente vi consiglio perché stradoro, è una bravissima makeup artist e come spiega lei le cose, penso che nessuna youtuber lo fa, come proprio recensisce i prodotti. Quindi io vi lascerò il link del suo canale, del suo video, perché parlava di tutti i top prodotti low cost, quindi sotto i 10 euro. Cosa che in effetti spesso io non faccio, mi rendo conto anche io stessa che quando acquisto vado sempre con in brand, vado ad acquistare sempre brand high cost. E quindi vi faccio sempre vedere prodotti abbastanza costosi, mentre capisco che molti di voi ancora vivono con i genitori, non lavorano e vanno ad acquistare prodotti ovviamente come Essence, Kiko, anche se Kiko adesso è diventato un medium cost. Però ovviamente ho deciso quindi di raggruppare anch'io tutti i prodotti che un attimino sotto i 10 euro, la maggior parte credo che siano tutti sotto i 10 euro, che potete comprare tranquillamente in tutti i drugstore, come dicono le americane, in realtà, quindi tutti i negozietti, quindi con Wycon, Glossip, Wet n Wild, Debbie, quindi comunque c'è un po' un misto. Niente, quindi iniziamo immediatamente. Ricordati di iscriverti al mio canale e di mettere mi piace a questo video. Allora, iniziamo dal fondotinta. Diciamo che non ho molti fondotinta low cost, ma l'unico low cost che a me è piaciuto tanto e ormai terminato, infatti era nel cestino dei prodotti finiti, è questo di Glossip, il Matte Foundation Longwear. Questo fondotinta è un fondotinta opacizzante e lunga durata. Allora, opacizzante, diciamo che non tantissimo, ecco, se avete una pelle molto molto grassa, mista grassa, comunque credo che non sia, ecco, uno dei top fondotinta opacizzanti, però a me è piaciuto molto, è applicato con la Beauty Blender tamponato, durata tutta, come vedete io l'ho terminato e mi è durato quasi 3 mesi, sì, perché all'incirca da ottobre ho iniziato a utilizzarlo e l'ho finito proprio i primi giorni di gennaio e quindi super consigliato se avete una pelle normale e volete un fondotinta comunque a lunga durata, un bell'effetto finale, lui merita. Passiamo adesso al correttore. Non ho un correttore liquido, perché non ho un correttore liquido low cost, ma ho questa palettina di Catrice. In realtà ne ho una anche di Essence, ma ancora non ho provato. Questa palettina contiene praticamente tutti i colori per correggere le occhiaie, più i colori un pochino più scuri per fare il contouring, e il primo è un illuminante. E in realtà proprio nasce come una palette da contouring. Utilizzo il marrone più scuro, mi è piaciuto, è molto facile da utilizzare, da sfumare, e questo per comunque illuminare la zona e quindi non proprio per correggere, non è molto adatto, però per illuminare mi piace. Ovviamente vanno sfumati benissimo perché essendo in crema hanno una consistenza un pochino pastosa. E quindi tende ad andare un pochino nelle pieghe qui, però per il prezzo che ha, se non mi sbaglio, mi pare che sia intorno alle 6 euro. Quindi una palette da contouring slash correttori, questa ve la consiglio ed è quindi la All Around Contouring Palette di Catrice. Come cipria non mi è stata regalata, quindi non so in effetti se superiamo, mi pare che sia sulle 11 euro, quindi superiamo un po' il budget. La cipria HD di NYX, quella in polvere libera. Allora, se applicata col pennello, mi piace tantissimo. Se applicata con la spugnetta un po' meno, proprio per fare baking per esempio non la trovo completamente adatta, ma a prescindere le cipre HD non si dovrebbero utilizzare per fare baking.
Però per fissare comunque mi piace, ecco, spero non esagerando, sempre con un pennello bello ampio, spolverata, ben sfumata, fissa per bene il prodotto. Non, vi ripeto, se già ne ha applicato un pochino di più, tende a fare l'effetto proprio bianca, quindi deve essere ben dosata. Per quanto riguarda i blush, non avevo molta scelta, perché a me quello che sono i blush e le palette io tendo spesso a non comprarle. Ne ho tanti che mi hanno inviato, ma non, è un prodotto che io tendenzialmente non acquisto, non so perché. Comunque, una palette che comunque mi è piaciuta è questo trio qui, sempre di Catrice, che si chiama Blush Artist. Sono tre blush. Il primo, sinceramente, non tanto, anche perché è chiaro per me. La mia è la 03 Rock and Rose. Gli altri due colori mi piacciono parecchio, soprattutto quello centrale e il primo di qua, l'ultimo, in base a come lo volete vedere. Quello centrale è opaco, mentre gli altri due sono satinati. In genere io vado sempre su blush opachi, perché non mi piace comunque l'effetto sbrilluccicoso sul blush. Comunque, pure questa, per il prezzo che ha, la trovo un'ottima palette. Un'altra palette, blush slash illuminante slash terra, che comunque ho apprezzato, è questa qui di I Heart Makeup, che fa parte della Makeup Revolution comunque, che si chiama Definition, I Heart Definition Medium, e praticamente ha un bronzer che ho quasi terminato, un blush che pure questo mi piace, ed un illuminante che è abbastanza discreto, ecco, non mi fa impazzire, perché ha un sottotono rosa e non mi fanno impazzire quelli del sottotono rosa. Però per il prezzo che ha, mi pare che l'ho pagata qualche 6 euro o 5 euro qualcosa, forse l'avevo presa anche in sconto a 3 euro, ecco. Ha un prezzo davvero irrisorio. La potete trovare sul sito Machillalia, oppure sul sito italiano, dovrebbe esserci ancora. E quindi comunque, per il prezzo che ha, avete tutti e tre i prodotti. Mi pare che ci siano due colorazioni, la medium, forse tre, non mi ricordo. Comunque, super consigliata pure questa, perché comunque, anche soprattutto se partite, questa tipologia di palette è perfetta, perché comunque in poco spazio avete tutti e tre i prodotti a portata di mano. Passiamo ad un illuminante. L'illuminante che mi è piaciuto parecchio è questo qui di Debbie, si chiama Bright Experience. Purtroppo è di una collezione natalizia, quindi non potete più trovarlo. È molto, non si vedrà mai niente, perché praticamente rilascia soprattutto molti brillantini. È particolare per questo, ecco, non è il classico illuminante per illuminare, ecco, questo va utilizzato, era una collezione natalizia un pochino slash capodanno, quindi proprio per illuminare, proprio per esagerare. Quindi nel momento in cui voglio esagerare con l'illuminante e avere un effetto un po' diverso del classico, vado ad utilizzare questo. Quindi non so se in realtà ci sia ancora, però i prodotti Debbie a me non dispiacciono. Passiamo adesso agli ombretti. Allora, come ombretti, ovviamente quelli Nabla, vi faccio vedere, ve ne faccio vedere solo uno perché comunque nell'altro video ve li avevo già nominati. Vi faccio vedere Caramel, perché è un colore perfetto per la piega, anche se mi aspettavo leggermente un tono diverso da come è stato parlato, però a me piace tantissimo la polvere, e come si sfumano gli ombretti Nabla, sono il top. Altro ombretto, Color Pop. So che non è tanto low cost, nel senso che è un prodotto low cost, perché comunque costa 5 dollari, quindi meno di 5 euro. È pigmentazione assurda. Il problema è che farli arrivare in Italia questi prodotti costa un rene. Però io questo colore lo stradoro, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Si chiama Coconut. E una volta ho realizzato un trucco, ma il mio ragazzo mi ha insultato perché diceva che sembrava un pappagallo. Comunque, ho messo questo blu nella palpebra mobile, sfumato bene nella piega con un colore di transizione all'inizio dell'occhio, una punta di giallo
Niente, ragazzi, è bellissimo, veramente non lo pagano. Però era è davvero bellissimo. La pigmentazione di questi ombretti è qualcosa di fenomenale. Quindi, se volete fare la pazzia di fare un ordine con qualche amica per dividervi le spese di spedizione, fatelo. State attenti perché la dogana ve lo ferma. Altro prodotto low cost, però in realtà costa 25 euro, quindi non è tanto low cost, è questa palette di Glossip uscita con la collezione natalizia. Adesso ha il costo, mi pare, 19 euro, però è una palette che secondo me li vale tutti. Mi piacciono quasi tutti i colori, è particolare, assomiglia un po', diciamo, ai colori di matte, se riprendono un pochino quelli della Tarte. Il colore, c'è un colore che si chiama Veridrama, che è fantastico, ragazze, è tipo un ombretto in polvere, deve essere proprio prelevato con le mani, col dito, e una volta steso, cioè, ragazze, è qualcosa di assurdo. Io comunque Glossip me la consiglio, e comunque trovate la review di questa palette sul mio blog, che al solito ve lo metto sotto nell'info box. Un altro prodotto sempre per gli occhi che comunque a me è piaciuto molto, che mi sono piaciute molto, sono le lingerie occhi. Che io ho provato questa qui sulle labbra, è durata abbastanza buona. Non so il costo, ecco, forse queste pure superiamo, mi pare che siano sulle 12 euro. Comunque, le lingerie occhi bellissime, se vi piace l'effetto metallizzato, io lo utilizzo soprattutto come punto luce all'interno dell'occhio. Come matite occhi ve ne faccio vedere solo una, in assoluto le pastello come matite low cost. Mi piacciono tantissimo, questa la utilizzo molto d'estate, che si chiama Cielo, se non mi sbaglio. Per il costo che hanno, vanno benissimo. Durata media, ecco, non è una durata pazzesca, almeno sul mio occhio. Poi, veramente, per quanto costano, meritano. Come mascara, vi faccio vedere questo combo di Essence. Sì, e si chiama un mascara e un primer. No, il mascara è il top coat, quindi prima mettete questo e dopo il top coat, che si chiama Forbidden Volume Mascara. Ed è, quindi, ovviamente voi potete applicarne solo uno, oppure entrambi. Mi piace lo scovolino perché è di quelli normali, leggermente a cono. Mentre il top coat è di quelli più sottili, retti, sempre comunque con le fibre non in silicone. Come matite occhi, invece, ho dimenticato che a me è piaciuta molto questa qui di Wycon, soprattutto questa è la color burro, pagata tipo 1,90 euro, ma è fantastica. Voi l'applicate, certo non vi dura 24 ore, però è sempre una matita color burro, quindi comunque tende ad andare via durante l'arco della giornata, però per 1,90 euro li vale. Passiamo adesso alle labbra, perché abbiamo un bel po' di prodotti. Pure qui per le labbra, matite di Wycon, colori avete voglia di scegliere, ad 1,90 euro sono perfette, morbidissime, scrivono. Certo, vi ripeto, la durata non elevatissima, però per quanto sono morbide io ve le straconsiglio. Un'altra matita che mi è piaciuta, che indosso in questo momento come base di questo gloss di NYX, è questa qui di Glossip. Ho solo questa, è un pochino duretta, però mi piace molto l'effetto, perché ha un effetto metallizzato. Non so dove ve lo faccio vedere. Qua, e ha un effetto metallizzato, e quindi è particolare proprio per questa. E questa qui è la numero 08, penso, We Love It, e quindi mi piace. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, però comunque meno di 5 euro. Passiamo adesso ai rossetti. Un prodotto che ve lo nomino solamente, ma molto così velocemente, è questo qui di Glossip, le tinte labbra. Già ve le avevo nominate prima nel video dei preferiti. Ve lo dico per chi non avesse visto quel video, che le tinte labbra, le tattoo liner, mi pare che si chiamano, non transfer liquid lip tint, sono fantastiche. Provatele e ve ne innamorerete. Costano tipo 6 euro. Come rossetti, vi faccio vedere in assoluto,
In assoluto i rossetti di Wet n Wild, ne ho solo tre, ma penso che andrò a prenderne altri. Io ho Sugar Plum Fairy, Cinnamon Spice e Cherry Boom. Costano 3 euro, ma durata pazzesca. Penso che ormai tutte quante conoscono i rossetti di Wet n Wild perché veramente sono unici e io ve li straconsiglio. Vi nomino anche qui un soft matte lip cream, in assoluto il mio preferito è quello nella colorazione Copenhagen, ve l'avevo detto nel video dei bocciati che a Transilvania mi facevano veramente schifo, questo invece è il mio preferito come colore, mi sbaglio costa sulle 8 euro, è fantastico. Il penultimo prodotto sempre di NYX, Lingerie, le lingerie labbra, in assoluto la mia preferita, l'unica che mi sta al 100% bene è Exotic, se non mi sbaglio si chiama, sì. Durata pazzesca pure di questa, mi piace parecchio, in genere io l'abbino con un'altra lingerie, ma in assoluto questa è fantastica. Ora stanno arrivando le nuove lingerie e non vedo l'ora che escano anche qui in Italia. L'ultimo prodotto, che non è proprio un top, perché da solo non mi fa impazzire, è il gloss che utilizzo in questo momento, che sarebbe il NYX Cosmic Metals. Sono i nuovi gloss, vi faccio vedere solo questo, ma ho altre tre colorazioni. Questo è quello più portabile, perché gli altri sono un verde, un marrone e un blu. Questo ho abbinato ovviamente una matita sotto e poi sopra ho applicato questo. Se vi piace un effetto metallico, qualcosa di particolare, questi però, vi ripeto, applicati con una base sotto dello stesso colore sono bellissimi. Più che altro, ecco, come effetto per una serata, se dovete pensare che volete mangiare, che durata pazzesca, no, perché non è così, ve lo ritroverete poi sparso ovunque, perché comunque è sempre un gloss. Bene ragazze, allora i miei top low cost sono terminati. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi ho tenuto compagnia. Mi raccomando, andate a vedere anche il video di Giulia Cova, che diciamo, è stata lei a lanciare questa tecnologia. Penso che l'abbia lanciata lei, non lo so, io da lei l'ho vista, quindi ho detto sì, la faccio anch'io, perché comunque vi ripeto, secondo me è molto utile, soprattutto per le ragazze che comunque non vogliono spendere tanti soldi nel make-up, perché comunque non è importante spendere 50-60 euro per una palette, per un rossetto, perché comunque in giro ci sono veramente tantissimi prodotti low cost, forse ancora più validi di quelli che costano 60 euro. Quindi secondo me tutte quante dovremmo fare più video dedicati ai prodotti low cost, quindi fatemi sapere voi se vi interessano anche dei tutorial, sia con le cose che vi ho nominato, sia con, diciamo, prodotti molto più low cost. Quindi vi chiedo scusa se faccio vedere sempre prodotti troppo costosi. E niente, ragazzi, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.